Detto questo, andrei ad elencare quelli che sono i prossimi appuntamenti sportivi, quindi saranno venerdì e sabato la 4Energy sarà impegnata nel torneo di Piadena, quindi venerdì e sabato 15 e 16 saranno impegnati sul campo di Piadena, e poi domenica 17 invece al Pala Basletta ci sarà, a partire dalle 10 di mattina fino alla sera, la settima giornata dell'orgoglio ducale, e quindi al mattino, primo pomeriggio, ci sarà il Memorial Passarotti con quattro squadre che disputano i campionati di promozione WISP. In realtà sono delle rappresentative, infatti ci sarà una rappresentativa della squadra del Nuovo Basket Vigevano che ha disputato il campionato di prima divisione nel 2012-2013, quindi quella che ha permesso poi ai tifosi di far ripartire la passione per il basket a Vigevano, che poi è stato il primo seme di quello che adesso vediamo. E poi ci saranno la formazione WISP di Tromello, una rappresentanza del Disperato e l'altra squadra che non mi ricordo sinceramente. Sono quattro squadre, ci sarà questo quadrangolare dal mattino fino al primo pomeriggio, mentre poi alle ore 18, giusto Marino? 18, vero? 18:30 ci sarà il trofeo Ivan Zaru e Luca Bellardi con la partita tra 4Energy Vigevano 1955 e Urania Milano, che disputa il campionato di Serie B, quindi è una formazione tra l'altro molto forte, non c'è il sensore, cioè. E quindi vi siete tutti invitati. Il ricavato della giornata, delle offerte, saranno poi devolute all'associazione Madre Amabile di Vigevano, quindi c'è anche questa iniziativa benefica che è importante, quindi essere presenti. Poi passerei a questo punto a una rinfrescata, perché direi quest'anno di rappresentazione della campagna abbonamenti sarebbe anche un po' riduttivo, in quanto è partita alla grande, oltre ogni nostra più rosea aspettativa. È iniziata dal 21 agosto e praticamente siamo già a 120-130 abbonati, che più o meno è la quota che l'anno scorso abbiamo fatto fino già a campionato in corso. Molte di queste tra l'altro dal primo giorno, quindi già erano un'ottantina di abbonati, quindi ringraziamo i nostri tifosi che hanno colto appunto questa occasione e ci hanno supportato anche in questo caso con la campagna abbonamenti. Comunque ecco, lo slogan di quest'anno è "siete tutti convocati", quindi con la locandina appunto rappresenta un po' tutti i tifosi e fa vedere un po' anche quello che è l'ambiente all'interno del Pala Basletta e legata alla pallacanestro Vigevano, che non è solo sport, solo fatica, ma è anche divertimento, passione. Vediamo, ci sono bambini, ci sono famiglie, c'è gente che la vive in maniera molto partecipata, quindi questo era lo slogan di quest'anno. I prezzi dei biglietti rimangono invariati, quindi l'intero dai 16 anni è 5 euro, il ridotto dai 13 ai 15 anni 2 euro, mentre fino ai 12 anni l'ingresso è gratuito. Il prezzo delle varie formule di abbonamento è leggermente più alto, ma semplicemente perché le partite, anziché 13, sono 16. Quest'anno ci sarà una formula un po' particolare, sono 13 squadre, quindi un turno di riposo ogni settimana, e ci sarà quindi una fase regolare, dopodiché ci sarà un girone da 16 squadre formato dalle prime 8 dei due gironi, quindi una pool promozione, durante la quale ogni squadra affronterà le prime 8 dell'altro girone, quindi quelle che non ha affrontato in stagione regolare. Questo girone servirà poi a formare la griglia dei playoff, quindi la prima affronterà la 16ª, la seconda la 15ª e così via. Quindi sono più partite. Nelle formule di abbonamento intero e ridotto sono comprese sia la stagione regolare che la pool promozione, non sono comprese le partite di playoff, che invece sono compresi nella formula del tifoso sostenitore. Quindi abbonamento intero indicato gli over 16,
sono 65, sono 16 partite, quindi con 3 partite omaggio, mentre l'abbonamento ridotto sono sempre 16 partite, 3 partite omaggio, 25 euro. Il tifoso sostenitore invece comprende 16 partite, tutte le partite quindi di playoff e anche come per tutti gli altri abbonati gli eventuali sconti e convenzioni con gli sponsor costa 120 euro. Chiunque volesse ancora, non l'avesse ancora fatto e volesse sottoscrivere l'abbonamento, lo potrà fare durante tutte le serate in cui ci sono gli allenamenti o le partite amichevoli dalle 18 alle 20.